La via dell'amore ha vinto il nostro peccato, le nostre infedeltà. Con questa certezza abbiamo vissuto questa via crucis, nelle chiese e per le vie di Gerace, in quella che rappresenta tanta parte di storia della nostra Chiesa particolare. La croce al Calvario non è la fine di tutto. Gesù al Calvario muore per produrre nuovi frutti. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, non produce. Passando attraverso la morte e superando il Calvario, Gesù viene glorificato, risorge a vita nuova. Egli non muore più, è risorto. Vive accanto a noi, non siamo più soli. Lo possiamo incontrare per le strade del mondo, per le nostre strade. Personalmente l'ho incontrato in un corridoio d'ospedale, nel volto di un ammalato, nei medici, negli infermieri, negli operatori sanitari, nei sacerdoti che si adoperavano senza risparmio nella cura dell'ammalato, senza la paura del contagio. E molti di loro ci hanno rimesso la vita. L'ho visto nelle file degli indigenti che cercavano viveri e alimenti per sopravvivere, nei volontari della Caritas e in tanti altri. La risurrezione non è una cosa del passato, contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista. Vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze, crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell'oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno molte cose brutte, tuttavia il bene tende sempre a ritornare, a sbocciare e a diffondersi. Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza che risuscita trasformata attraverso i drammi della storia. Il Signore risorto dia pace a tutti, porti perdono e riconciliazione, ci aiuti a vivere senza mai perdere la speranza.